Getting things done. Detto fatto, il metodo fino a qualche anno fa rivoluzionario per fare le cose con assoluta precisione, creato da David Allen. È un metodo molto famoso per riuscire a fare le cose, quando di cose da fare ne abbiamo tante, e oggi voglio parlarvene con una persona che lo sta approfondendo, che lo ha approfondito e che ormai possiamo definire forse un esperto di questo metodo. Siamo qui con Jacopo Pellarin. Ciao Jacopo. Ciao Andrea, piacere a tutti quanti gli ascoltatori e ai video ascoltatori. Ai video guardatori. Jacopo, psicologo del lavoro, lo trovate, se volete approfondire le cose che fa online, su 3gencucina.it. Anche lui, come me, è un tipo molto eclettico, si occupa di tante cose, alcune che c'entrano col suo lavoro, alcune no, quindi andate lì a dare un'occhiata, potete forse immaginare dal titolo del progetto di che cosa tratta ciò che lui fa. Siamo invece qui, Jacopo, per parlare di Detto Fatto, Getting Things Done. Magari lo avete esatto. trovato online qualche volta come GDT, il no, GTD. GTD. GTD, il metodo. E allora io direi che mi taccio, Jacopo, perché voglio sentire da parte tua di che cosa si tratta. Dimmi tu quando dobbiamo proiettare il documento. Certo, certo. Allora, io ho iniziato a sentire parlare di questa GTD perché si sente tanto parlare solamente della sigla, perché piace molto parlare più di sigle piuttosto che del nome, anche perché la traduzione Detto Fatto fa un po', non si capisce esattamente di cosa si parla in dettaglio. Questa GTD viene usata anche a, nasce diciamo come metodo di gestione per soprattutto i grandi manager che non hanno, che avrebbero bisogno di giornate di 40 ore per riuscire a fare tutto quanto quello che devono fare, però si applica, ed è questa la cosa interessante, a tutti i livelli, quindi sia la persona, ovviamente a tutti i livelli, che abbiano almeno un minimo di cose da fare. Qualcosa da fare ce lo devi avere se vuoi organizzare qualcosa da fare. Però ci sono persone che magari si fanno confusione anche quando si tratta di fare delle piccole cose, magari pagare le bollette, cose quotidiane di ogni giorno. Il problema di base da cui parte, intanto è molto discorsivo come libro e lo consiglio, è anche molto molto pratico e ha tanti esempi, quindi è un libro che sicuramente si fa leggere. Bisogna essere interessati alla tematica, perché ecco, non è un libro di narrativa, è un libro molto molto manuale, proprio un manuale, e bisogna quasi studiarlo. Io mi sono messo e l'ho studiato e mi sono fatto anche, e qua ecco si vede un po' la mia follia, mi sono fatto anche un libretto che ho chiamato GTD proprio, cioè, in cui il tuo libretto... mi sono scritto tutti i vari appunti con un po' di informazioni, perplessità, perché già da tempo avevo un mio sistema per gestirmi gli impegni, quindi ero già un po' avvezzo alla gestione degli impegni. Ho sentito tanto parlare di questa GTD e ho detto, beh, vediamo che cosa di tanto miracoloso, e in effetti ci sono alcuni aspetti molto molto interessanti che magari adesso andiamo un po' a vedere, sia dal punto di vista positivo sia dal punto di vista anche negativo per certi versi. Allora, David Allen, chiamiamolo David dato che ormai siamo in amicizia, parte dal presupposto che il lavoro ad oggi non ha più molti confini, cioè se lavoriamo con il telefonino, se ci danno, sfortunatamente, perché all'inizio pensiamo che sia una cosa bella ma non è proprio così, ci danno un telefono aziendale, sappiamo che siamo disponibili anche al di fuori dell'ufficio, poi magari alle 2 di notte no, può dipendere anche dal lavoro, però in linea di massima il lavoro non finisce quando usciamo dall'ufficio. Questa il è la famoso base. Orari flessibili, che è una fregatura assoluta. Esatto, cioè ha delle cose molto belle, cioè tipo anche il telelavoro può essere bello, è molto bello dal punto di vista, anche io delle volte lavoro a casa, però intanto è molto impegnativo, molto difficile, bisogna avere una grande capacità di autogestirsi. E non è una cosa da tutti, cioè bisogna imparare, come bisogna imparare anche a gestirsi le notifiche del cellulare, la gestione del cellulare, cioè tutto quello, tutti gli strumenti che abbiamo hanno tante potenzialità ma anche tanti, tra virgolette, rischi, diciamo così. Quindi lui che cosa dice? Che se noi abbiamo delle cose che dobbiamo fare, allora partiamo dall'idea che proprio sarebbe folle al giorno d'oggi, con tutte le varie cose che possiamo fare, con tutte le magari le attività che ci portiamo anche a casa, magari ci arriva una mail o un messaggio o una telefonata mentre stiamo cucinando lo stufato, ed è una cosa molto importante, noi non possiamo dire vabbè me la tengo a mente, quindi l'idea di dire mi tengo a mente una cosa diventa molto difficile, e ad oggi se una persona se si dice una informazione importante a una persona e quella persona sta zitta e annuisce, c'è qualcosa che non va, quindi
sempre un blocco note sotto mano, meglio così. Che se ci pensi è un errore che fanno in tantissimi, del tenersi a mente le cose. Forse è l'errore principale che si fa quando si devono gestire gli impegni e le attività, Infatti, anche perché la nostra mente ha tante qualità e non ha, diciamo, tra le migliori qualità ricordarsi le cose. Adesso io non voglio fare lo psicologo di turno, ma sappiamo che il ricordo è qualcosa che la mente costruisce quando deve ritirarlo fuori, non è un cassetto che va messo là. Quindi noi i ricordi li rielaboriamo, è come se fosse un gran minestrone da cui tiriamo fuori le cose. Quindi i ricordi cambiano, quindi è difficile ed è pericoloso, diciamo così, tenerseli tutti dentro la testa, anche perché effettivamente, facendo un parallelo con il computer, la nostra testa è come un computer con un certo livello di RAM. La RAM è una memoria a breve termine, quindi sono le cose che dobbiamo tenersi a mente nel breve. Sto semplificando, ma tanto per chiarezza. Quindi, se noi abbiamo la testa, o meglio questa RAM, occupata da tutti gli impegni che dobbiamo fare domani, prima di tutto abbiamo l'ansia di dimenticarceli, quindi dentro di noi c'è un qualcosa che continua a dirci ricordati di questa cosa, ricordati di questa cosa, ricordati di questa cosa, quindi abbiamo un impegno cognitivo che va. In più abbiamo meno energia, proprio per via di questo impegno cognitivo, per fare altro, quindi siamo comunque un po' più distratti. Se invece noi la buttiamo giù su un foglio, la scriviamo su un foglio, basta, siamo a posto. Fino a che non riprendiamo in mano quel foglio, possiamo stare tranquilli che quella cosa è lì. Quando la rivediamo, la riprendiamo in mano ed è fatta. E detta così dici, benissimo, allora basta scrivere le cose che dobbiamo scrivere su un foglio. A cosa serve? Perché David Allen è così tanto famoso? Il problema è un altro, perché se quindi noi aspetta, prendiamo... prima di parlare del problema, fammi sottolineare questa cosa qua che hai detto, che è molto interessante. Quindi per evitare di oberare la nostra RAM cerebrale di cose da fare, il trucco di partenza, perché ora ci spiegherai come prosegue, è tu quella roba lì non tenertela nella RAM, ma libera la RAM e mettila nell'hard disk. E quindi vai a metterla su un foglio, un'applicazione, un qualsiasi cosa che ti permette di metterla lì e di, tra virgolette, archiviarla, toglierla dalla tua testa. Ovviamente, come dici tu, così non può funzionare, non basta, bisognerà poi andare a elaborare le cose che hai messo nell'hard disk e adesso vediamo come. Infatti David Allen, una delle cose, perché a me piace anche un po' la visione un po', come si dice, a volo d'uccello di un sistema, cioè mi piace capire che cosa ha pensato in questo caso David Allen quando ha creato il sistema, più che poi il funzionamento del sistema in sé. Quindi lui dice tante volte che bisogna avere la certezza che quella cosa che sia scritta si liberi effettivamente dalla nostra mente, perché delle volte, anche se noi la scriviamo, non è detto che quella cosa ci esca completamente dalla mente, ed è questo il problema dell'uso delle famose, ce ne sono migliaia, app, to-do list, oppure foglietti organizer, tutte queste cose qua che funzionano magari per i primi 5 giorni in cui abbiamo la voglia, abbiamo scaricato l'app nuova che è tutta bella colorata, che ha il to-do rosso, arancione, giallo in base alla priorità, quindi che bello, mi divide anche per priorità. Il problema è che noi li scriviamo là, però non è detto che smettiamo di pensarci. Invece una cosa che gli dice lui è bisogna liberare la mente, quindi ha quasi una visione un po' zen, diciamo così. Quindi il suo sistema nasce proprio dall'idea di dire tu devi affidarti completamente a questo sistema e devi appunto avere fiducia. Avendo fiducia tu lasci le cose scritte là, sai che hanno un loro funzionamento che va, e dopo capiremo, anzi tra pochissimo capiremo, e in questo modo la mente è veramente libera. Se invece noi li scriviamo su un foglietto ma poi non sono sicuro di vederlo, magari io lo scrivo ma il foglietto non lo guardo, oppure lo scrivo ma poi l'app non la, lo scrivo nell'app ma poi l'app non la apro, non ho fiducia nei confronti di quel sistema e quindi è completamente inutile. Molto chiaro, è anche interessante l'approccio. Altro aspetto molto interessante è la problematica di che cosa scrivo in questo foglietto. Cioè nello stesso foglietto io metto, foglietto o app, quello che è, nello stesso foglietto io metto sia pagare la bolletta, sia comprare i pannolini per il bambino, sia cucinare l'arrosto perché dopodomani viene la cognata a casa. Capite che sono cose molto diverse tra loro e metterle tutte insieme, immaginiamo di scrivere tutto quello che dobbiamo fare nella prossima settimana, dalle cose più stupide
anche solo proprio la cosa più banale, cioè passare l'aspirapolvere in salotto, alla cosa più complessa che è preparare la presentazione per quell'incontro con i dirigenti che ho giovedì prossimo. Buttando tutto quanto dentro lì, abbiamo una minestra, un grandissimo minestrone in cui c'è di tutto e non si capisce niente, perché io dopo apro questa app o questo foglio e ho 80, e non sto scherzando, 80 è anche poco in alcuni casi, possono essere diciamo dai 15 se abbiamo una vita poco incasinata, al 150 se abbiamo una vita molto incasinata, perché abbiamo poi la tanti cosa tipica è che si accumulano. Appunto, e io dopo vado là, apro, dico ok, cosa devo fare? Vediamo, adesso che sono bello organizzato, apriamo il foglio, prendo paura e non so neanche da cosa iniziare e passo tanto tempo a farmi solo che confusione. E questo è il problema di base di tantissimi sistemi fatti un po' alla buona, che partono dal presupposto di dire segnati quale cose e allora così sei a posto, e invece non è esattamente così. Certo, dimmi quando vedere il diagramma, Sì, allora dico solo un'ultima cosa, sì, sì. Una cosa che dice lui, che io proprio l'ho sottolineata fino a quasi a consumare il Kindle, è stata che la chiave per gestire le cose, lo sto leggendo un foglietto perché dice così tante cose che dovevo segnarmi. Ti sei scritto un libro, quindi facciamolo valere questo libro. La chiave per gestire le cose è gestire le proprie azioni. Quindi noi non possiamo lavorare sulle cose che dobbiamo fare, perché le dobbiamo effettivamente fare. Noi possiamo gestire noi stessi e la nostra produttività sulla base delle azioni che andiamo a compiere. Cioè è su quello che noi abbiamo controllo, sulle azioni che noi facciamo, non tanto su la cosa che abbiamo segnato. Questo è un approccio molto importante, perché tanti sistemi di produttività giocano un po' come i clown al circo che tirano su le palline, girano tanto, sì, metti questa cosa qua, poi quando hai fatto questa cosa la sposti di qua e passi più tempo a spostare le palline che effettivamente a metterle al loro posto. Vero, e chiunque abbia mai provato un sistema di organizzazione delle attività sa che molte volte funziona così, quindi stai più tempo a organizzare come fare le attività che a fare le attività. Esatto, il problema di base però, ed è questo che, perché queste sono proprio le parti iniziali del libro, è che io dicevo ok, tutto giusto, ma allora come fai? Cioè non è così semplice, come fai? Anche perché poi la cosa che mi ha stupito è che è un sistema che è molto complesso, ma allo stesso tempo il più possibile semplice. E sappiamo bene che una cosa semplice e complessa allo stesso tempo porta di solito alle cose complicate. Quando invece se dobbiamo gestire le attività giorno per giorno, se qualcosa di complicato, più complicato è, meno voglia abbiamo di farlo. Certo. Quindi la prima cosa che lui dice è no a elenchi sparsi, quindi gli elenchi devono essere il più possibile unificati in modo tale da avere solo un punto per andare a vedere le attività che dobbiamo fare. Se vuoi proiettare adesso il foglio, quello che ti ho inviato, che non Perfetto. L'ho fatto io, è proprio di David Allen, del sito di David Allen, quindi quello originale. Stiamo proiettando. Ok, non lo vedevo, perfetto. Allora, si vede tutto in un colpo solo o vedi solo la parte sopra? No, perché vediamo solo la parte sopra, fai conto benissimo. Che lo vediamo fino a è fattibile ora, sì. Perfetto, benissimo, benissimo. Allora, che cosa ha fatto David Allen? Proprio per semplificare, per chiarire il più possibile la sua GTD. Ha fatto un diagramma di flusso. Il diagramma di flusso, se qualcuno non lo conosce, è immaginate una sorta di percorso in stile labirinto, in cui parte una pallina o parte un puntino e da quel punto va avanti e in base alla direzione in cui va, in base alla decisione, va a destra o va a sinistra. Quindi esempio semplice, sto cucinando, faccio sempre esempi culinari, fatalità, sto cucinando resto, la pasta. Tre gen cucina, qualcosa vorrà dire? Faccio un diagramma di flusso per cucinare la pasta, dico cucino la pasta, assaggio, metto l'acqua, tutto quanto, quindi ci saranno tutti i punti uno dietro l'altro e dopo di quello ci sarà tipo devo capire se la pasta è salata abbastanza o no, quindi la pasta è salata abbastanza? Sì, no, l'assaggio, se è salata faccio sì e quindi continua la cottura, se invece no torna indietro, risali la pasta o aumenti il sale e da lì torna indietro e riparti dicendo è abbastanza salata? Sì, benissimo, allora prosegui. Sono dei percorsi, diciamo, che possono avere delle curve all'indietro nel caso che ci siano degli elementi da sistemare. Comunque, se qualcuno non li conosce, basta che cerca diagramma di flusso, ci sono maree di video e di siti che li spiegano molto meglio di me. Comunque, anche tante diagramma applicazioni di flusso, per crearli, se vi interessa, se vi appassionate la questione.
Assolutamente, sono molto belli, molto fighi, ma il problema di sempre questi strumenti fighi e belli è che non è detto che siano proprio l'ideale dal punto di vista della produttività. Comunque, partiamo subito dall'elemento principale. Il punto più in alto ha la scritta cose, cioè sono tutte le attività che noi andiamo a scoprire di dover fare. Dico Possiamo dire che scoprire sono di le dover. cose che arrivano, per cui le cose che ci arrivano addosso o che a noi viene in mente di dire: ah, cacchio, devo fare quella cosa lì. Esatto, ma David Allen, siccome vuole andare proprio a fondo, dedica una parte del libro solo a parlare della intercettazione delle cose, cioè secondo lui bisognerebbe prendersi una settimana di ferie, tirar fuori tutte le cose dai cassetti, da tutte le parti e andare a esaminarne una per una, in modo tale da capire anche tutte le cose che abbiamo in sospeso, lasciate nei cassetti, che dicevamo un giorno lo faccio, un giorno mi iscrivo a Voga, un giorno vado a fare il corso di trekking, ho queste scarpe da montagna ma non le ho mai usate. Tutto, sempre per il discorso di voler liberarsi la mente, perché anche le cose che abbiamo, ci siamo promessi di fare, ho quel puzzle di 2000 pezzi che ho comprato perché ero in offerta, ho detto: ah, che bello, faccio il puzzle, è da lì da 3 anni che fa la muffa, è comunque un qualcosa nella nostra testa che sta consumando, perché è lì e ogni volta che lo vediamo, o anche quando non lo vediamo, delle volte ci torna in mente. Se invece noi liberiamo tutto e allora decidiamo che cosa farne, e dopo capiremo come, liberiamo la testa per fare qualcosa di più produttivo e quindi più utile sempre ai fini della produttività. Quindi il cose non è solo pago la bolletta, cioè le cose da qui alle prossime ore, la prossima settimana, ma anche cose vecchie e bacucche che erano messe lì da una vita, quindi cose che dovevo sistemare da tantissimo, idee che avevo, tipo mi piacerebbe imparare a disegnare. Bene, è una cosa che vorrei fare, anche le cose che vorrei fare, tutto. Anche qui. Ovviamente, siccome il video non deve durare 8 ore, vi consiglio di leggervi il libro. C'è tutta una parte molto molto fatta bene in cui viene spiegato passo passo quali sono tutti gli elementi, anche addirittura come andare a analizzare tutti quanti, cioè andare a intercettare tutti questi elementi. Comunque, ecco, non escludete nulla, quindi va preso tutto. Per semplicità, noi adesso faremo esempi più nell'immediato, quindi senza andare a fare, però vedrete che salteranno fuori esempi anche più indietro nel tempo. Quindi il tutto va messo in questa casella che qui si chiama in arrivo, che lui la chiama la inbox. Questa inbox è già un elemento interessante ed è la parte iniziale di proprio da dove parte tutto. Ovviamente, faccio questa piccola premessa, tutto il sistema è molto complesso e nasce con l'idea di aiutare un ipotetico manager che ha una marea di impegni, sia da un manager con 3 figli, mettiamo, quindi, e dove anche la moglie lavora, quindi ci sono moltissimi impegni, moltissime cose da gestire. Questo sistema regge, è quello il bello, cioè il sistema è testato su persone che hanno un alto livello di produttività. Se voi, senza nulla togliere, fate un lavoro come dipendente, quindi in linea di massima chiudete, timbrate il cartellino, come si diceva una volta, e andate a casa, il lavoro rimane lì. Poi a casa magari avete la fortuna di avere una vita abbastanza ordinata dove non ci sono troppe variabili, le cose che dovete gestire sono più piccole, quindi magari questo sistema, tra virgolette, è anche un po' sprecato. Nulla toglie che gli potete fare la dieta dimagrante, lo potete fare alleggerire. Ci sono valanghe di libri sulla quale io non ho tanta conoscenza, effettivamente, perché ho letto quello originale, che magari trattano di una GTD alleggerita. Quindi appunto per persone che magari non devono avere la gestione completa, perché alcune cose su alcuni aspetti effettivamente anche per me, e io rientro più nella parte di quelli che hanno meno cose da fare piuttosto che essere oberato fino qua, alcune parti del sistema le uso molto poco perché effettivamente non hanno tanto senso, ma le andiamo a vedere. Quindi si Quindi può dire tutto. che per chi non è un manager di una ultra mega multinazionale con 8 figli, magari forse il sistema GTD è un pochino sovradimensionato, ma si può comunque adattare alle esigenze di ognuno semplicemente andando a togliere eventualmente o a modificare dei pezzi. Certo, Devo ma dire guarda, che ti dico. effettivamente, Jacopo, guardando il diagramma, io utilizzo un metodo che è praticamente questo. Io ammetto di aver letto tanto tempo fa il libro, non lo ricordo, però evidentemente alcune cose le ho un po' interiorizzate perché uso molte parti di questo diagramma e effettivamente lo faccio in maniera molto semplificata. Ecco, sì, ma infatti dopo, secondo me l'approccio migliore, è
cercare di capire tutto il sistema, come funziona, provare ad applicarlo, vedere, farsi un'analisi e capire cosa è stato usato di più, cosa è servito di più, che effetto ha avuto, e poi tararlo togliendo le cose che servono meno, alleggerendo il più possibile. Già alcuni spunti, alcuni aspetti sono molto interessanti, anche l'aspetto di analizzare e andare a trovare tutte le cose anche di una volta che si è lasciate sepolte in un cassetto e fare un po' di ordine, avere le idee più chiare, anche quello aiuta moltissimo, perché effettivamente tenersi a mente tutte le cose che ci si è promessi ogni Natale, l'anno prossimo voglio fare questo, voglio fare quello, e ogni anno c'è sempre un progetto nuovo che poi non viene mai compiuto, è comunque del peso che abbiamo nella testa che non ci serve, ecco. Quindi tanto vale andare a fare una decisione su questo aspetto. Quindi tutto va messo in questa sorta di inbox. Allora, la inbox è chiaro che potrebbe essere una cartellina fisica, ma abbiamo detto che dobbiamo ribaltare, che dobbiamo tirar fuori tutte le cose dagli armadi, da tutto quello che abbiamo, capite che una cartellina è un po' difficile, quindi può essere una cartellina digitale, se abbiamo magari dei progetti scritti in Word su dei file, potrebbe essere una cartellina fisica, potrebbe essere uno scatolone dove magari abbiamo degli oggetti che ci ricordano delle cose che dobbiamo fare, magari delle cose incompiute lasciate là, quindi ci ricordano che dobbiamo finirle. E via così. L'ideale comunque, una volta che noi finiamo il processo appunto di come si dice, di analisi, di ricerca, dovrebbe essere avere una inbox unica, cioè una sola o il minor numero possibile di inbox. Io per esempio ti dico, uso Trello per fare questa cosa. Ecco, io ho sentito molto parlare di Trello, ma devo dirti la verità che non lo conosco moltissimo. Quindi non magari una volta, che se magari un giorno tratterai Trello, rispetto al momento in cui registriamo, lo farò a brevissimo, caro mio. Ecco, benissimo. Quindi i requisiti che secondo David Allen sono importanti per una inbox, quindi che per questa scatola, sono averne il meno possibile, quindi una, al massimo due. Tutto deve entrare nella inbox. Che potrebbe essere, scusami Jacopo, potrebbe essere magari averne due, tipo una di lavoro e una di vita privata, per fare un esempio? Sì, potrebbe essere anche quello, però per come funziona la inbox non ha molto senso. Meglio che sia, cioè, una unica. Meglio che sia una unica, è una sorta di bocchettone iniziale dove tutto entra. Okay. Allora, a parte una cosa che voglio di... specificare, e scusami se ti interrompo ancora, siamo d'accordo così. Una cosa che voglio specificare e capire è che la inbox in realtà non va immaginata come una roba che uno fa una volta e poi ha finito, è un processo continuo. Quindi tu prima hai detto vai a prendere gli scatoloni, prendi le robe che erano lì, quello magari è il processo della prima volta che applichi GTD, esatto. Ma poi questa cosa qua è una cosa che dovete immaginare come una cosa che si fa in continuazione, no? Chiaro, infatti hai detto già una cosa che mi ha anticipato quello che stavo per dire, appunto. Okay. Cioè, l'intercettazione di tutto quello che abbiamo in soffitta, tra virgolette, va fatta la prima volta quando parte il sistema, quindi giusto per mandarlo a regime. Una volta che noi abbiamo intercettato tutto e tutti i progetti, le attività da fare sono andate nella inbox, è qualcosa che dobbiamo fare sempre, cioè di abitudine, ogni volta che ci viene in mente qualsiasi cosa, perché ho paura che l'aspetto di intercettare faccia un po' di confusione, quindi prendo tutte le cose che devo fare giorno per giorno, devo pagare la bolletta entro martedì, devo andare a far lavare il cane, devo passare l'aspirapolvere, devo fare la presentazione per i manager, tutto quello, oppure mi viene in mente, dovrei guardare su Amazon se c'è questa cosa, cioè di tutto, qualsiasi cosa che io devo fare va messa nella inbox, va messa nella in questa, io uso OneNote, che è una sorta di blocco note che si sincronizza con computer e telefono, quindi vado a casa, accendo il computer fisso e vedo le stesse cose che mi sono scritto sul telefono mentre ero in giro, e questo è molto comodo perché adesso ci sono tanti sistemi che si sincronizzano, perché sono una bella cosa utile, perché così ho un unico punto di accesso ma più punti in cui posso scriverci da casa col computer fisso e posso scriverci col telefono, e quindi anche quello, o anche con un qualsiasi computer accedo via web e mi scrivo la cosa, quindi è molto raro che
io debba segnarmi qualcosa che mi viene in mente e non ho modo di farlo. Questo è l'importante, perché se no torniamo al discorso che me la devo tenere in mente. Molto buono, e aggiungo che la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi operativi permettono addirittura di creare delle scorciatoie verso quella che può essere una inbox. Faccio un esempio concreto per chi conosce Trello. Io ho proprio una lista del mio progetto Trello che si chiama Inbox, dove ho creato, alla quale ho creato una scorciatoia nella home del mio telefono Android, e quindi quando io clicco su quel tasto vado a finire direttamente nella inbox, in modo che tra il momento in cui mi è venuto in mente qualcosa e il momento in cui l'ho messa nella inbox passano 0,5 secondi, una cosa velocissima. Me la sono tolta dalla testa e poi quando riguarderò la mia inbox mi tornerà in testa. Ok, ok. Quindi capisci benissimo, Andrea, che la inbox è praticamente il sistema di gestione che si usa a livello base, cioè le cose che devo fare me le segno da qualche parte. Semplice, semplice. E fin qua siamo proprio alla base, no? Io mi sono segnato le cose, benissimo, non le devo tenere in mente e le segno da qualche parte. Ma subentra il problema che abbiamo detto prima. C'è troppa roba, non è organizzata, è tutta buttata là. Dentro c'è di tutto, ci sono cose di casa, ci sono cose di lavoro, ci sono cose personali. C'è tutto e non si capisce niente, non c'è una priorità, non c'è un contesto, non c'è niente. È tutto buttato là. Quindi, cosa bisogna fare? Questa inbox va svuotata regolarmente. Quindi immaginiamo di prendere questa scatola da scarpe piena di cose, facciamo finta che sia fisica, la svuotiamo su un tavolo e iniziamo a guardare cosa per cosa e a capire che cos'è. Infatti il passaggio dopo è il che cos'è, cioè io devo capire che cos'è questa cosa, cioè è un aspetto che non è assolutamente banale, io devo avere l'idea chiara di che cosa, di cosa sto parlando, quindi non posso definire una cosa in maniera troppo generica, devo essere preciso e chiaro, non posso dire sì, mi piacerebbe parlare meglio l'inglese, questa ipotetica idea. Cioè, cosa vuol dire? Devi parlare, devi riuscire a comunicare con un inglese a che livello? Un inglese per strada per chiedere le indicazioni, in un bar perché magari fra 3 mesi vai a Londra e allora non vuoi proprio essere a zero, o vuoi parlare col tuo cugino che sta a Chicago e vuoi farsi le discussioni di filosofiche perché lui è un professore di filosofia? Parliamo di due cose ben diverse, e anche che tempistica c'è, quindi ci sono tante cose che vanno definite, sia questa che è più complicata, sia la cosa più semplice, tipo devo pulire la sala, bene. Cosa vuol dire? Devo pulirla con l'aspirapolvere, devo spolverare i mobili, devo tirar fuori tutti quanti i cassetti, sistemare, cioè cosa significa? Tutto questo va definito, ok? Capire in dettaglio, perché tante volte noi scriviamo delle cose buttate là, ma effettivamente non abbiamo bene l'idea di che cosa voglia dire, le scriviamo perché così. E va bene, è giusto scriverle quando le abbiamo in mente e la buttiamo giù così. Infatti il passaggio dopo è il chiarirla, non è prima, perché magari quando mi viene in mente io sono in coda alla posta e adesso è il mio turno e non ho tempo di andare a chiarirla, quindi la butto giù così com'è e poi la sistemo. E perché? Perché poi la sistemo una dietro l'altra. Andare il batching è un altro sistema che non ha niente a che fare con la GTD, è fare le cose per tema, quindi io prima mi occupo di una cosa e la faccio tutta quanta una dietro l'altra, poi mi occupo di un'altra cosa e la faccio tutta una dietro l'altra. Tante persone la utilizzano anche, guarda caso, in cucina, quindi cosa fanno? Si cucinano tutto il menù della settimana, dove possibile, la domenica pomeriggio. Quindi la domenica pomeriggio si dedicano e fanno tutte le cose da cucinare per tutti i pranzi dal lunedì al venerdì. In questo modo hanno il frigo pieno di cibo già pronto. Quando loro arrivano a casa prendono il cibo, lo riscaldano, è cibo che comunque è fresco, e lo hanno già pronto. In questo modo hanno risparmiato un sacco di tempo, perché hanno dedicato un pomeriggio per fare tutto quello che c'è per i prossimi 5 giorni. Quindi cercare di fare le cose a blocchi, quindi mi dedico alla email, tornando a esempi più ambiti di ufficio, mi dedico all'email, mi dedico 3 ore all'email e faccio solo esclusivamente email, rispondo a tutte le mail. Poi chiudo questo aspetto e mi dedico al PowerPoint, faccio il PowerPoint, la mail, basta. Se invece continuo a ondeggiare di qua e di là, c'è il problema del multitasking, cioè il problema è che io devo continuare a perdere tempo a guardare questa cosa, poi mi fermo, guardo un'altra cosa e mi continuo a distrarre. Però su questi aspetti qua, forse li hai anche trattati anche te su Fare Smart, mi pare su qualche punto, mi pare. Può essere, su questo può essere, podcast. Sì. E poi vengono trattati molto spesso. Però in ogni caso interessante, cioè il concetto è il nostro cervello entra in determinate modalità ed è sempre difficile switchare tra le modalità, quindi se riusciamo a fare più cose all'interno della stessa modalità, ad esempio definire che cosa sono le cose della inbox, siamo avvantaggiati. Esattamente. Quindi, una volta capito bene che cos'è l'attività che dobbiamo fare,
c'è la prima domanda: è fattibile ora? Cioè, lo posso fare adesso? Perché abbiamo detto che le attività che abbiamo tirato fuori possono essere anche cose a lungo termine, non è detto che siano cose che possiamo fare in questo momento, tipo bagna le piante. Allora, c'è la domanda sì, cioè possiamo rispondere sì o possiamo rispondere no. Adesso andiamo nel percorso quello a destra, perché è quello più semplice, iniziamo da quello così vediamo subito. Quindi, ok, così poi scendiamo e lo occultiamo. Esatto, se non è fattibile ora, ho tre possibilità. Quindi, non è fattibile ora, butta via. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che mi sono iscritto a... trovo le scarpe di calcetto che usavo 8 mesi fa, prima di spaccarmi il ginocchio. Sto facendo proprio l'esempio più stupido. È fattibile tornare a giocare a calcio ora? No, né ora né mai, perché ormai adesso ho anche altre attività, altre cose, quindi proprio calcio non lo giocherò mai più. Bene, le scarpe da calcetto le butto in bidone, adesso magari le do alla Caritas, ma nel senso le butto via. Il concetto via. È quello, ma bene, ti dirò libero. Di più, tu hai fatto un esempio un po' estremo, che è quella di una roba che fisicamente non posso più fare, ma tante volte noi nella inbox mettiamo anche delle robe che ci vengono in mente così, cioè che apro un nuovo podcast in cui parlo di lumache. E poi magari quando lo elaboro col che cos'è mi dico, beh no, però forse ho avuto un'idea un po' stupida, ho fatto bene a metterla lì dentro perché non dovevo perderla quell'idea, ma magari quando l'ho rielaborato un pochino meglio mi rendo conto che non la voglio fare, non ha più senso farla, no? Chiaro, chiaro, esattamente, esattamente. Quindi e qui facciamo un bel ripulisti anche delle cose, perché da lì iniziamo a capire, ovviamente bisogna avere coraggio per buttare via le cose. Bravo, come stavo tutte per le dire cose. Io. Quindi però è una gran liberazione, perché magari mi serve, magari un giorno la faccio. No, o la fai in un certo momento o la butti. Ma abbiate quel puzzle il coraggio lasciato di là, regalatela a qualcuno piuttosto. Non è che non vi sto dicendo di buttare via tutto, bisogna avere la decisione, o lo fate o lo buttate, non, anche perché così si impara a non comprare cose che magari stanno là e non servono a niente. Quindi c'è anche questo aspetto qua. Quindi il cestino mi sembra abbastanza semplice, cioè se vedo che non è attuabile adesso e alla fin fine magari non lo sarà mai, o effettivamente proprio vedo che non c'è neanche proprio lontanamente quella cosa da anni che è lì e non la uso mai, non mi interessa, la butto. Quindi la butto in bidone. Altra cosa, la incubo, e qua iniziamo a complicarsi un po' la vita. Incubarla vuol dire che è qualcosa che io la potrai fare in una data specifica in futuro, e qua inizia a esserci il problema. Cosa vuol dire? Che io magari ho scritto una bozza per preparare, fammi pensare, sto pensando a un per preparare un podcast, il podcast delle lumache. Allora, nel caso che dico proprio no, questo proprio non ha proprio senso, non stare in cielo né in terra, la butto in bidone, la elimino. Oppure la posso incubare, cioè posso dire prima o poi lo faccio, quindi mi metto a guardare come farlo, cioè neanche a sviluppare il podcast, perché non è che ho già tutto pronto, ma inizio a pensare al podcast, a quel podcast delle lumache, perché per adesso c'è solo l'idea, c'è solo il nome, podcast delle lumache, quindi la metterò nella cartellina che poi andremo a vedere in dettaglio, prima o poi forse. Che è una cartellina che sta lì dove ci sono i progetti prima o poi forse, quelli per la quale ho un minimo di interesse magari. Allora, siccome io lo uso la GTD, vediamo, vi faccio qualche esempio con quelli che magari posso aver avuto anch'io, cioè giusto per, ad esempio, libri che mi piacerebbe leggere, che magari ho a casa, che non voglio buttare via, ma che ancora non ho letto, quelli potrebbero essere libri che io prima o poi vorrei leggere, ma magari non voglio leggerli adesso perché non hanno niente a che fare col mio lavoro, non hanno niente a che fare con l'interesse personale che c'è adesso. Ora sto leggendo un altro libro, prima o poi forse, che può voler dire fra quanto, può voler dire anche fra 2 anni, fra 6 mesi, fra 1 mese, non ha importanza, vanno lì. Poi dopo ogni tanto andremo a vedere questa casellina, ma lo vediamo dopo. Quindi se noi vogliamo archiviare quell'oggetto, archiviarlo vuol dire metterlo da parte per un futuro, chiaramente. E quindi lo posso mettere là. Ad esempio, una cosa che io volevo vedere era, tra le varie cose, era controllare una guida che ho comprato che ancora non ho letto. Cosa faccio? L'ho messa sul prima o poi forse. Prima o poi forse la andrò a leggere. Perché? Perché l'ho comprata in un momento in cui ho detto ma sì, compriamola. Poi ho visto che alla fine non era così utile nell'immediato, allora ho detto ok, prima o poi forse la vado a leggere, non la vado Guarda, a cestinare. Ti leggo anche i miei, perché ce l'ho anch'io. Io in realtà l'ho chiamata non ora su Trello,
E ti dico, te ne dico alcune, così almeno per vostra curiosità. Io mi sono segnato riorganizzare le cose su Telegram delle officine, creare i video di tutti gli audio da mettere in alcune playlist private su YouTube, riprovare l'editor di testo Atom, perché attualmente uso Visual Studio Code, studiare Git, rivedere il mio sistema di backup e imparare come inviare le notifiche tramite browser. Perfetto, perfetto. Questi sono esempi proprio perfetti. Hai detto anche sull'imparare tutti i corsi. Magari abbiamo comprato dei corsi o ci piacerebbe fare un corso, perché anche lì abbiamo trovato degli oggetti che ci ricordano che ci piacerebbe imparare a, appunto, programmare magari. Quindi potremmo aver comprato il corso e l'abbiamo lasciato là, oppure magari non abbiamo neanche comprato il corso. Queste sono tutte cose che vanno sul prima o poi forse. Prima o poi forse imparerò a fare il corso, ok? Ti dico anche che ti libera psicologicamente il primo o poi forse, perché tu dici sto cacchio di corso di programmazione, alla fine probabilmente, ora non voglio dire, però probabilmente non lo farò mai, però intanto io lo metto lì in primo o poi forse, per un po' mi sono liberato. Poi immagino che bisognerà andare ogni tanto a rivedere la lista del primo o poi forse, per togliere proprio il famoso corso di programmazione che alla fine dopo 2 anni che lì non l'ho fatto e quindi magari lo devo rivedere, giusto? Sì, sì, però è molto liberatorio, diciamo che è la cartellina più liberatoria, perché possiamo tenere cose là anche per molto tempo. Esatto. Giusto per non dimenticarcele completamente, appunto, proprio perché le scriviamo là e così non ci continuiamo a pensare, e ogni tanto andiamo là a vederle. Se proprio vediamo che passano anni e sono sempre lì, allora dobbiamo avere il coraggio di buttarle via. Io penso sempre alla versione digitale della GTD, ma potremmo avere sempre tranquillamente delle cartelline con dei fogli scritti a mano. Io uso, appunto, come dicevo prima, OneNote, che ha tanti bloconote divisi in cartelline, che quindi è perfetto da questo punto di vista, però ognuno dopo può usare quello che vuole usare. Quindi, ad esempio, una cosa che ho scritto nella inbox, perché ieri o l'altro ieri mostravano un film che mi piaceva in TV e mi sono scritto cercarlo su Netflix e segnarselo, che è una cretinata che potrei fare in un attimo. Me lo sono segnato là perché in quel momento non avevo sotto mano il telefono, cioè il telefono sì, perché sennò l'avrei segnato, ma non avevo sotto mano Netflix, non avevo il computer, e ho detto vabbè, provo a vedere là se riesco a trovare questo film. Semplice cosa. Chiarissimo. Ok, quindi... quindi abbiamo detto o lo eliminiamo o lo incubiamo, che vorrebbe dire che lo lasciamo là e lo mettiamo nella cartellina prima o poi forse, e poi c'è scritto o scadenziario. Che cosa vuol dire o scadenziario? Allora, lo scadenziario è un aspetto che ho fatto un po' fatica a capire all'inizio, ma semplificando è praticamente un qualcosa che cioè delle volte le cose del prima o poi forse sono localizzate nel tempo, non sono localizzate in un momento non specifico nel tempo. Lo scadenziario è questo praticamente, in cui io mi segno magari ok, allora adesso no, però magari un'attività che posso fare di estate o che posso fare di inverno. Allora non ha senso che me lo segno lì e basta, magari me lo segno e magari voglio andare a fare tai chi nei parchi, non posso andare a farlo a novembre, lo devo andare a fare magari quando è maggio, quindi potrei ripensarci da maggio. Se non mi segno una data, il mio cervello lo sa e quindi comunque ci continuerò a pensare e magari poi mi viene effettivamente in mente a giugno quando è troppo tardi. E allora questo sistema, vedete che allora non funzionerebbe. Allora cosa si fa? Si mette uno scadenziario. Cosa vuol dire? Io nel mio calendario, perché si deve usare un calendario, calendario che può essere Google Calendar, Yahoo Calendar, un calendario cartaceo, un'agendina, non ha importanza, qualsiasi sistema per avere un calendario dove si segnano le cose, e si segna una data specifica che potrebbe essere ad esempio magari il primo di aprile, proprio il primo di aprile, il pesce d'aprile, e si segna come dire, fare il punto della situazione riguardo a tai chi nei parchi, che non vuol dire decidere quel giorno, vuol dire che io in quel giorno devo riprendere in mano quella cosa e dire cosa faccio, la decido di fare, cioè io mi metto una scadenza per riprendere in mano quella specifica attività e decidere che cosa farne. Quindi lo scadenziario non è lo metto lì perché quel giorno lo devo fare, ma è lo metto lì perché quel giorno lo devo riprendere in mano e rielaborarlo, quindi rimetterlo in che cos'è fondamentalmente. Sì, esatto, gli faccio fare un altro giro, lo rimetto in arrivo, lo ricontrollo e da lì vedo se va da qualche parte, se magari quella cosa lì, invece di andare su questa sorta di nuvoletta di incuba, va in progetti, che è una cosa che vedremo dopo. Okay.
Infine l'archivio, ci sono delle cose scusa, volevo specificare solo una cosa, perché tu dicevi si deve usare un calendario, ed è quello che faccio anch'io perché mi trovo più comodo, io uso Google Calendar, ma alcune applicazioni tipo Trello, ma secondo me anche OneNote, Evernote, ti permettono di mettere proprio delle scadenze nei vari task eventualmente, Scadenze, però intendi che devo fare quella cosa entro quel tempo? Beh, decidi tu come usarlo. Se tu gli metti una data in Trello e l'hai messo lì dentro, tu puoi anche decidere che quella data è la data in cui lo rielabori. Però lui nel frattempo te lo continua a ricordare? Te lo ricorda quando scade la data, credo. Ah, però non lo vedi quando tu entri, non vedi la cosa tipo occhio che questa cosa va fatta entro il 2 dicembre? Perché se è come scadenza, mi viene da pensare che sia tipo io sto facendo un progetto e devo farlo entro, invece in questo caso lui deve completamente sparire, non deve vedersi più fino a quella data. Questo è l'incontrario. Neanche dentro l'incubatrice? No, io lo metto nello scadenziario, cioè lo metto nel calendario e da lì non deve più farsi vivo fino a quel momento. Ok, è chiarissimo. Deve proprio svanire. E da quel momento in poi io ci devo ripensare. Ma fino a quel momento per me è morto, cioè non svanito esiste. Nell'abisso. Questa è la differenza. Invece se metto una data di fine potrebbe essere ancora visibile. Ecco. Chiaro. Ok, infine la parte archivia. L'archivia secondo me è un po' legato a, siccome la GTD è nata prima ancora che ci fosse l'aspetto molto più digitale dell'uso delle risorse di produttività, quindi lui dice c'è sempre un appoggio di archivio digitale, quindi magari elementi che io mi devo tenere là come archivio, quindi che possono essere delle tabelle che mi possono servire per lavoro, oppure delle, non so, il codice deontologico, etico, cioè sono cose che io ho e che mi servono e che devo usare, quindi una sorta di archivio che io mi tengo là, oppure vecchi scritti che devo usare anche come base di partenza per altre cose che devo fare più avanti, quindi che di per sé non mi ricordano le cose che devo fare, ma per quello non sono fattibili, perché io le vedo e dico vabbè, queste qua sono cose vecchie che ho scritto, mettiamo, non mi servono adesso, ma magari mi possono servire come spunto o come aiuto per fare un altro progetto, o magari sono cose che ad oggi non hanno un'utilità, ma magari potrebbero servire più avanti, ma non perché di per sé portano a un progetto, come potrebbe essere la prima o poi forse, o lo scadenziario, ma mi servono come appoggio, come mattoni per strutturare qualcosa di diverso, ok? È chiaro? Sì, nel senso che io quindi, se ho capito bene, le cose dell'archivio le metto lì e non ho più lo scopo di andarle a riprendere, giusto? So che mi serviranno prima o poi. Consultazione, esatto. Perfetto. Cioè, non le conservo e stop, senza la progettualità. Ok, mi è chiaro. Io questa cosa qua la faccio con Keep di solito, perché mi trovo più comodo, è molto più comodo per fare questa roba qua. Le butti dentro, quindi fammi un esempio di una roba che potrebbe essere un archivio. Che ne so io, tipo un contatto, un numero di telefono, una le guida, le bollette pagate della team. Le bollette pagate della team. Okay. Cioè io ho un faldone con tutti i documenti, i contratti, quindi il fatto di aver fatto la revisione alla macchina. Le revisioni già pagate, i bolli già pagati, tutte le bollette, cartoline di alcuni amici che magari penso e dico ah, che bello che sarebbe andare in questo posto, scontrini pagati con le garanzie dei prodotti digitali o tecnologici che ho fatto. Scusate, ho ucciso una zanzara e ho un lago di sangue, un attimo, ok. Così il bello della diretta. Non l'hai messa però nella inbox, uccidi la zanzara, l'hai fatto subito? No, è stata una cosa, istintiva. Guarda, mi hai dato un assist non da poco, perché infatti se una cosa richiede meno di 2 minuti va fatta subito. Siccome uccidere la zanzara richiede meno di 2 minuti, sei stato rapido. Sono stato molto rapido. No, il bello è che si è fermata sul libretto, io l'ho chiuso e quindi adesso ho il libretto insanguinato. Ma vabbè. Bello, questo sarà anche un ricordo di questa giornata. Per dire che ci ho dato il sangue su questo libretto. Ok, allora, quindi archivia è l'archivio digitale, cioè anche là. Le bollette, a cosa mi serve tenerle? Mi serve come storico, come archivio, per sapere quali ho pagato e quali no. Se io devo andare a fare magari una rivalsa perché mi dicono che non ho pagato una bolletta, invece l'ho pagata, quell'archivio mi serve. Quindi il classico faldone dove ci sono le cose della casa, della cucina, della cucina nel senso sì, del gas, le bollette dell'acqua, tutte quelle cose là, in cui io metto là. Tutto qua, è un archivio. Io lo posso usare poi per fare dei progetti, magari voglio cambiare gestore, allora devo usare quei documenti, ok? Tutto qua. Certo. Questo è l'archivio, benissimo. E queste sono le cose che non sono fattibili, perché io non ci faccio niente con le bollette, sono là e mi serviranno magari, chi lo sa, però sono lì. Se invece la cosa è fattibile ora... Allora aspetta che vado in giù con il nostro diagramma.
Adesso lo stiamo inquadrando da è fattibile ora fino a da fare in un giorno o d'ora specifici. Perfetto, benissimo. Allora, vedete che di lato c'è quella cartellina con scritto progetti, progetti articolati in più fasi. Quello è l'aspetto secondo me un po' più critico, un po' più difficile da capire della GTD, infatti la vediamo dopo. Se è fattibile ora possiamo fare così. Dobbiamo chiederci qual è il primo passo. Quindi, come dicevamo prima, io devo regolarmi nelle cose che devo fare sulla base delle azioni che io vado a compiere. Quindi ogni attività che io devo fare deve essere compresa in termini di azioni che devo andare a fare. Quindi puliamo il salotto. Bene, qual è la prima azione che devo fare? Prendere dallo sgabuzzino l'aspirapolvere. Bene, questa è la prima azione che devo fare. Cioè la prima singola azione. Adesso sto semplificando e banalizzando, ma parliamo di progetti molto articolati, devo comunque avere un'azione iniziale, devo comunque avere un'idea iniziale. Voglio proporre al mio capo un cambio di modo di lavorare. Quale potrebbe essere il primo passo? Beh, chiarirmi a me il prima possibile, il meglio possibile, qual è il metodo nuovo e come andare a presentarglielo. Anche. Voglio creare un nuovo podcast, qual è il primo passo che devo fare, eccetera, eccetera. Esatto, quindi che non hai detto sempre che debba essere fare la sigla e fare il logo, giusto? Assolutamente. Senti, fammi specificare una cosa che secondo me è importante da dire, magari lo avresti detto, però voglio dirlo anche dall'esterno perché tu adesso sei un po' di parte in qualità di appassionato esperto di metodo. In realtà adesso noi sul video stiamo vedendo un diagramma che a guardarlo è un pochino complesso, cioè ci sono tante freccette, tante robe che vanno a destra e a sinistra. In realtà questo metodo abbastanza velocemente si interiorizza e non è che poi ogni volta uno deve prendere il diagramma, seguirlo con la matita e dire faccio questo, faccio quello, cioè diventa una roba molto automatica. Certo. Qual è il prossimo passo? Fallo, delega, rimanda, è una cosa che la nostra testa elabora molto, quindi in realtà questo potremmo dire che il metodo GTD è un metodo, giusto GTD, è un metodo, sì. È il primo passo per acquisire una forma mentis, quindi non è che poi uno necessariamente deve stare a seguire ogni punto del diagramma e verificare dov'è, ma deve imparare a pensare e ad agire in un certo modo. Esatto, ti dà il giusto approccio alle attività che devi fare, esatto. Quindi una volta che ho definito il primo passo, il prossimo passo, mi faccio questa domanda. Richiede meno di 2 minuti? Allora, i 2 minuti, anche là, cosa vuol dire 2 minuti? Possono essere anche 10 minuti, basta che siano effettivamente quelli. Non è che dico sì, ci metto solo 2 minuti, devo fare una presentazione di 100 slide, vabbè, ci metterò 5 minuti, non ha senso. Quindi devo mettere rispondere una mail, per esempio, una roba che devo solo dire sì, ok, grazie, bene, lo faccio. Se è una roba che mi richiede una risposta articolata che devo pensare, rivedere, correggere la bozza, non è una roba da fare in 2 minuti. Esatto, mettere in carica il computer, il telefono e il tablet. Cosa ci metto? Meno di 2 minuti, sì, prendo e metto in carica. Uno mi potrebbe anche dire, sì vabbè, ma cosa vado a segnarmi? Faccio nella inbox, poi dalla inbox passo al che cos'è, tutto questo procedimento. Come hai detto te, una volta che si crea la forma mentis, uno si dice, ci sono queste cose da fare, ci metto meno di 2 minuti, bene, le faccio subito, me le smarco subito, le tolgo subito. Questa è la cosa interessante, tanti hanno rivoluzionato il loro modo di lavorare anche solo da questa dritta. Cioè dura meno di 2 minuti, ci metto meno di 2 minuti, ci metto meno di 5 minuti, ognuno si dà un po' il suo termine, lo faccio subito, lo faccio immediatamente. Cioè il tempo che ci metto a scriverlo, no, mi alzo e lo faccio, fine. Ovviamente dipende sempre dall'attività, quindi ognuno deve capire dalle proprie attività, dalle proprie indole quanto tempo ci mette, ecco. Quindi questo è un po' l'aspetto. Quindi, c'è da dire che il fallo, se richiede meno di 2 minuti, può essere tra virgolette duplice, cioè io posso addirittura saltare tutto il processo e quindi non metterlo neanche nella inbox. Mi viene in mente che devo mettere in carica il telefono, lo faccio subito, lo metto in carica, oppure posso comunque metterlo nella inbox perché magari sono molto concentrato, ma poi nel momento in cui vado ad analizzare le cose nella inbox ce ne saranno alcune che farò subito, cioè nel momento di analisi alcune cose le si fa subito e altre le si mettono negli altri punti. Esatto, sempre per il discorso del batching che dicevamo prima, quindi mi viene in mente una cosa, sono
ah, devo lavare la verdura, sempre come sempre esempi culinari, devo lavare la verdura che ho in frigo e sono in posta. Alla fine lavare la verdura non ci metto tanto, però in quel momento non posso effettivamente farlo, che anche l'aspetto di contesto dopo viene trattato. Quindi cosa faccio? Me lo scrivo nella inbox così non me lo dimentico e così non ci penso. Arrivo a casa, butto un occhio alla inbox in velocità e da lì posso dire, ok, benissimo, questa cosa qua la posso fare in meno di 2 minuti, perfetto, la faccio subito. Certo. Ok? Benissimo. Altro aspetto, delega. Quindi il delegare, anche lì, nell'aspetto del delegare ci sono maree di aspetti, cioè di cose che potremmo dire. Comunque, senza andare troppo nello specifico, perché sennò diventa un po' complicato. Possiamo delegare non solo verso i nostri cioè lavoratori colleghi, quindi lo può fare l'altro collega, gliela delego così ho meno cose da fare e viva. Potrebbe essere delegato anche perché magari la mia compagna deve andare comunque deve uscire di casa e passa davanti alla posta o al tabacchino, allora gli do a lei di pagare le bollette. È una cosa banale, ma se in quel momento io non ho modo di verificare che le bollette vanno pagate, non posso darle a qualcuno. O so che il mio vicino di casa, con cui sono in buoni rapporti, magari deve andare domani alle Leroy Merlin perché sta facendo dei lavori, e io ho segnato comprare alle Leroy Merlin un pacchetto nuovo di viti, ok? Certo. Cioè non magari una porta, poverino. Allora lo delego a lui. Quindi la delega può valere in tanti modi diversi, in tanti aspetti diversi. Da Sì, qui perché molto sulle. spesso quando si leggono i manuali americani, lì è molto più semplice, perché poi, come tu dici, questo magari è più indirizzato verso persone che hanno dei ruoli aziendali, eccetera, eccetera. Allora, vabbè, la delega magari è intesa rispetto ai sottoposti, al tuo team, ai tuoi collaboratori, eccetera, eccetera. Ma effettivamente tu ci fai ragionare sul fatto che dobbiamo essere anche un po' creativi nel delegare. Esatto, potremmo anche vedere, è un po' tirata per i capelli, il delegare a sistemi anche automatici in alcuni casi. Quindi se io voglio, adesso ultimamente mi sono preso un sacco con Keepa, che è quel portale online che ti permette di monitorare i prezzi dei prodotti Amazon. Sì. Invece di andare ogni giorno a guardare se quel prodotto è calato o aumentato, perché alla fine non ho urgenza, allora dico magari costa un po' meno, aspetto un po'. Metto un sistema automatico che quando cala oltre una cifra che decido io, mi manda un messaggio. Questo è un delegare un lavoro, un'attività, e così mi semplifico la vita, perché io in quella cosa là basta, non ci penso più fino a che non mi arriva il messaggio. Quando mi arriva il messaggio, allora in quel momento agisco. Potrebbe essere una cosa simile, o anche solo porti te per piacere la macchina dal meccanico. Ci sono tanti esempi e io di qua su questo non mi dilungherei molto alto. Cioè, Sono se d'accordo. possiamo in un certo senso delegarla, la cerchiamo di delegare a lavoratori, colleghi, amici, quello che è, a seconda un po' dell'ambito di vita di ognuno, E ecco. comunque, vabbè, parliamoci chiaro, è ovvio che per quanto riguarda poi i nostri progetti, le nostre cose che facciamo andare avanti, sarà probabilmente, ahimè, una minor parte rispetto al resto. In linea di massima sì, però tante volte magari ci sono delle cose che noi diamo per scontato che dobbiamo farlo noi perché è la nostra cosa, è il modo migliore di farlo, quando invece potremmo essere meno perfezionisti e far fare a qualcuno una cosa anche abbassando magari un pelino i nostri standard e semplificandoci molto di più la Vero, vita, ecco. vero. Quindi c'è questo. Ultimo accenno sull'aspetto della delega. Occhio se delegare via messaggio, via mail o per telefono. Dipende anche dalla complessità della cosa che dobbiamo delegare. Se devo delegare una cosa a un collega e gli mando una mail e non si capisce una cippa, questo poveretto ci perde un sacco, cioè dobbiamo avere rispetto anche del tempo delle altre persone. Quindi dire le cose alle altre persone e poi loro ci perdono un'ora, cioè tante volte io con altri capi diventavo pazzo, ci perdevo 2 ore per capire che cosa mi hanno scritto i miei capi per una cosa che dovevo fare. Poi dopo un quarto d'ora per cercare di capire che cosa mi volevano dire, poi era una cosa banalissima, che cavolo ho detto, se ci mettevano quei 2 minuti in più per scrivermi la mail in modo tale che fosse più comprensibile, io la capivo meglio. Quindi quando delegate a qualcuno, abbiate la cura di capire il sistema migliore per trasmettere la delega, se è meglio per messaggio, se è meglio per telefono, se è meglio per email. Quindi E anche qui però questo. aspetta perché vi e ti insegno un trucco nel quale io ormai credo ciecamente, io credo nella regola del dillo con un video.
Ovvero, molte volte mandare un video con uno screencast che con OBS si fa in 30 secondi aiuta a far capire perfettamente quello che intendi l'altra persona. Ovvio che non si può fare in tutti i casi, certo, però in molti casi dirlo con un video è veramente comodo. Quindi rivalutate il potere dei video. Potete farlo, lo mandate direttamente con Telegram, lo mandate con YouTube, lo mandate dove vi pare, vi piace, ed è veramente comodo e quasi mai mi è capitato che mi chiedessero chiarimenti. O anche, beh, il Telegram permette di inviare dei piccoli video, quelli fatti a palla, no? Sì. Quindi possono anche essere quelli validi come esempio. Sì, in questo caso diciamo che nel mio caso hai il vantaggio dello screencast, per cui tu fai vedere proprio lo schermo e dici: guarda, io vorrei che tu facessi questo, questo e quest'altro. Oppure chiaro, io ho fatto per te questo, questo e quest'altro, ti ho messo questo, eccetera. Io lo uso moltissimo, certo, con i clienti, per esempio, perché... chiaro, gli faccio vedere quello che ho fatto, e via mail ci metterei magari un quarto d'ora, 20 minuti a scrivere una mail e il cliente non capirebbe perfettamente quello che dico. Invece con la registrazione del video ci metti un secondo a farlo e il cliente capisce perfettamente. Chiaro, è un esempio veramente ottimo, sì. Infatti, tra l'altro, la chiarezza espositiva della persona ti rende molto più simpatico. Quindi se una persona si spiega molto chiaramente, a me sta già molto simpatica, perché mi sta facendo effettivamente risparmiare tanto tempo. Quindi vero, quando uno è prolisso ed è lungo, per quanto magari ogni due minuti dica qualcosa anche di interessante, un po', magari sono io che ho la fissa della gestione del tempo, però un po' mi pesa. Quando vedo che uno arriva al punto, dice le cose che deve dire e non dice niente di più, perché non serve dire niente di più delle volte, va bene così. Poi magari può fare un'integrazione successiva se ci sono degli aspetti che andavano approfonditi di più, però tenersi sul nucleo, sull'aspetto che è necessario, senza andare a sbrodolare troppo. Ok, quindi la delega è quella. Altro aspetto, e arriviamo al nucleo principale, il rimanda, cioè la gestione della produttività è anche una gestione della rimandare le cose, perché non sempre le cose le posso fare in meno di due minuti o in poco tempo, e non sempre le cose che devo fare in verità le posso buttare in cestino, posso dire prima o poi le farò, cioè ci sono tante cose che io devo fare entro una certa data, oppure che devo fare il prima possibile, oppure che devo fare appena torno a casa, appena vado in vacanza, e tanti esempi di tanto tipo. Oppure sì, so che devo fare questa cosa, non ho una data di scadenza, ma la devo fare, non posso farla in questo momento, la devo rimandare. E questa è la parte principale, quindi vai pure un po' più giù, perché la parte dei progetti la vediamo dopo, perché sì, è una parte la stiamo vedendo che va... tutta. Quindi da rimanda abbiamo da fare in un giorno o ora specifici, oppure da fare appena puoi. Possiamo allora, dire che fare... forse, tra virgolette, questo pezzettino così piccolo nel diagramma è un po' il clou poi delle cose che effettivamente noi andiamo a fare. Diciamo sì, che è, tra virgolette, tra molte virgolette, la nostra to-do list vera e propria. Esatto, esatto. Perché quello che noi andremo a vedere continuamente, cioè io la guardo 3-4 volte al giorno, altro che Facebook, devo guardare io ho proprio una cartellina con scritto prossime attività, che sono effettivamente le cose da fare appena puoi, cioè ok, sono fermo in coda alle poste, sono arrivato a casa dopo che ho fatto le spese, che era una delle cose che dovevo fare, bene, che cosa devo fare adesso? E mi guardo le prossime attività. Oppure alternativa 2, se sono focalizzate nel tempo, allora da fare in un giorno o d'ora specifici. Attenzione, cosa cambia tra lo scadenziario che abbiamo visto prima e le cose in agenda? Che le cose in agenda sono tipo appuntamento con il dentista alle 3 di mercoledì prossimo, quindi cose molto più nel breve e tanti saluti. Lo scadenziario è risentire il dentista per la pulizia dentale di autunno e me lo segno il primo di ottobre. E allora dal primo di ottobre, allora cosa faccio? Dal primo di ottobre io mi ricordo che devo sentire il dentista, inizio a dire è fattibile ora? No, l'elimino no, l'incubo no, perché veniva da lì, lo faccio in due minuti, sì beh ho del tempo libero, chiamo subito il dentista. Adesso vi mostro un po' come sta funzionando, no? Vedete il flusso, quindi lo posso fare in meno di due minuti? Sì, perché alla fine lo chiamo, fisso l'appuntamento, boh, lo faccio subito. Non posso farlo in questo momento perché non ho il telefono, non ho traffico, mille cose, ok, lo rimando e lo segno sul da fare appena puoi. Oppure lo segno sul fare appena puoi, appena ho modo, dopo vedremo in dettaglio come, lo chiamo, fisso l'appuntamento e l'appuntamento va nell'agenda.
Quindi capite che è partito dallo scadenziario perché mi sono detto ad autunno devo fare la pulizia dentale, quindi è in scadenziario inizialmente. Poi dallo scadenziario riparte perché lo scadenziario mi ha ricordato di riprendere in mano quell'attività, l'attività ritorna ipoteticamente nella inbox, che cos'è, ma lo sappiamo già, quindi va veloce, diciamo. Lo posso fare subito? Sì, allora me la smarco subito, chiamo il dentista e va subito in agenda. Quindi mercoledì prossimo alle 3, oppure se non posso farlo subito, lo delego, mamma mi chiami il dentista e lo fissi martedì alle 3, l'ho delegato a qualcuno, quindi che cosa va? Va nella cartella in attesa, che non l'ho detto, lo dico dopo perché sennò faccio troppo casino, oppure ancora non posso delegare la mamma perché la mamma ha da fare o non ha voglia, lo rimando, quindi prossima attività, prima possibile chiamare il dentista per fissare l'appuntamento. Ah, ok? Chiarissimo, direi molto molto chiaro. Ma capite che è abbastanza fluido, no? Va abbastanza veloce di per sé. E ricordiamo allora, che poi alla fine non è una roba che si fa seguendo il diagramma, ma è una forma mentis. Soprattutto sì, esatto, perché se segue il diagramma bisogna sempre stare là con il libretto a dire aspetta adesso cosa devo fare e va tutto, cioè non ha proprio senso in quel caso. Quindi va giorno e ora specifica, agenda, scadenziario, cose a lungo termine che mi ricordano di riprendere in mano quell'attività. Questa è una differenza abbastanza importante. Alla fine la cosa che usiamo per segnare è uguale, cioè possiamo usare lo stesso Google Calendar, lo stesso calendario, certo, la stessa agenda, non ha nessuna importanza. Benissimo, il fatto che si chiamino in maniera diversa ti permette di capire dove devi mettere l'attività. L'agenda mi sembra chiaro, non serve dire altro, sappiamo che possiamo metterci anche gli allarmetti, se sono quelle elettroniche, l'orario, anche le persone che partecipano, in modo tale da mandare la notifica anche alle altre persone, il luogo e tutte queste cose qua che non serve che vado a specificare. Da fare appena puoi, e qua arriviamo finalmente alla vera effettiva to-do list. Perché c'è stato tutto questo diagramma di flusso prima? Perché le cose che arrivano qua sono le cose, diciamo, pulite, diciamo, abbiamo già tolta la buccia, le abbiamo pulite, le abbiamo tagliate, sono già lì, pronte, perché sappiamo che non potevamo farle in meno di 2 minuti, non potevamo delegarle, non le abbiamo messe in una data od ora specifiche, non le abbiamo eliminate nel cestino perché effettivamente erano cose fattibili, quindi lì rimane solo le attività prossime che possiamo fare. Perché il problema principale di chi fa la to-do list nuda e cruda, quindi dice ma sì, mi prendo Wunderlist, mi prendo Todoist e inizio a metterci dentro le cose, è che poi alla fine quella lì diventa una to-do list totalmente inapplicabile e del tutto oberata, perché tu ci butti dentro tutto e poi ci metti più tempo ed energia mentale a trovare all'interno di tutto quel macello le cose che davvero devi fare che a evitare semplicemente la to-do list, perché l'obiettivo della to-do list vera e propria, se la vuoi fare bene, è avere meno cose possibile da fare, non avere più cose da fare. Infatti, più tempo, cioè non puoi passare più tempo a scrivere le cose in to-do list e dopo sentirti bene perché a posto le ho scritte tutte, vabbè, ma il fatto di averle scritte non vuol dire che le hai fatte, e queste io ci casco tante volte, passo più tempo a scrivermi le cose e dopo dico bene, a posto cosa? Non ho fatto niente alla fine. Quindi certo, è così. Ok, quindi una cosa interessante delle prossime attività. Allora, le prossime attività, aperte. Prima di andare su questo, mi ero dimenticato una cosa sulla delega. Quando deleghiamo qualcuno, non va la cosa lasciata là. Quindi ho detto alla mamma, chiama il dentista. E dopo? Cioè, in teoria la mamma dovrebbe dirmi dopo, ho chiamato il dentista e ti ho fissato il dentista in questo orario. Ma non è sempre così. Non è detto che me lo dice subito. Allora io devo avere modo di ricordarmi di aver detto a qualcuno di dover fare una determinata cosa. Cioè, devo ricordarmi di aver delegato qualcosa a qualcuno. Allora, guarda, cosa c'è? Scusami, Jacopo, mi fai venire in mente un caso invece molto frequente di delega, ora che mi viene in mente, che a me capita molto spesso e che nella mia forma mentis lo metto proprio in quella cartella lì, pur non utilizzando il metodo, perché anche io ho una cartella che ho chiamato proprio in attesa. Io l'ho chiamata in attesa di risposta, guarda, ce l'ho qua di fronte. Ed è quando tu contatti tipo il supporto clienti di qualcosa. Contatto il supporto clienti di Patreon perché devo capire come fare una certa cosa, mentre aspetto la risposta me la metto lì dentro. Contatto Aruba per capire un problema al sito, lo metto in quella cartella. Quindi ogni volta che noi comunque aspettiamo una risposta da qualcuno, almeno io faccio così, esatto, me la metto esattamente lì in attesa. Perché in un certo senso magari non ho delegato il fare qualcosa, ma ho delegato la soluzione a qualcosa, il supporto di Spreaker, mi viene in mente, esatto, eccetera. È esattamente quello. E allora facciamo l'esempio, hai detto del supporto di Spreaker, partiamo dall'inizio, quindi c'è la cartella in arrivo, Spreaker ha questo problema che non lo so, non sono in grado di embeddare il player nel mio sito web.
Ok, quindi questa io la metto nella inbox perché mi è venuto in mente, dico, ho sempre questo problema del player che non funziona bene. Bene, che cos'è? È un problema legato al player, cioè chiarisco bene che cos'è il problema. È fattibile ora? Sì, perché allora dovrei chiamare, cioè chiarendo che cos'è, il che cos'è mi fa capire anche effettivamente qual è l'azione che devo andare a fare, cioè quindi dovrei sentire il supporto. È fattibile ora? Sì, perché lo posso fare. Qual è il prossimo passo? Devo chiamare il supporto, richiede meno di 2 minuti, insomma non è detto, quindi forse sarebbe meglio chiamarlo quando so che ho un po' più di tempo, perché magari mi richiede più tempo. La posso delegare? Meglio di no, perché è una cosa relativa a un mio progetto in cui io ho questa problematica, non mia zia, quindi non avrebbe senso. Il tempo che devo dedicare a spiegargli a un'altra persona il problema e farglielo capire ci metto troppo tempo, quindi non vale la pena, quindi lo faccio io. Lo faccio in un giorno, un'ora specifico, non c'è motivo. Guai a mettere nell'agenda le cose da fare vanno in prossime attività. In agenda vanno solo esclusivamente gli appuntamenti specifici nel tempo, quindi devo vedere un amico, devo fare la visita dal dentista, non chiamo tizio in questa data, a meno che quel tizio non mi abbia detto chiamami in questo momento preciso, come se fosse un appuntamento. Se no va su prossime attività, quindi occhio anche a questo aspetto qua, perché tante volte si rischia di fare confusione, cioè l'agenda non è una to-do list. Anche lì tante volte mettono come scadenziario, cioè come entro questa data, entro il 15 di domani devo aver finito questo progetto, e lo mettono nel calendario. No, non funziona così il calendario, non serve a quello, non è un qualcosa. Il calendario deve squillare quando c'è un evento da compiere in quel preciso istante, in quel, cioè, preciso. L'agenda, il calendario non è l'obiettivo che tu ti dai, lo voglio, esatto, fare entro tot, ma è una cosa che devo fare entro tot, ma non perché ho deciso io, ma perché c'è un'altra persona che mi chiede in qualche modo di renderne conto, no? Esatto. Oppure posso anche dire chiamo quella persona martedì, allora mi metto nel calendario quel giorno intero in cui quel giorno devo fare quella cosa, è comunque nel tempo, un tempo più ampio, ma è comunque nel tempo specifico. Quindi ipotizziamo, allora devo chiamare il call center di Spreaker, quindi vado alle prossime attività, quando ho un po' di tempo lo faccio. Adesso capiremo come è fatta questa cartella prossime attività, perché è qui c'è qualche genialata di David Allen che effettivamente fa la differenza. Finalmente decido di chiamarlo, quindi arriva il momento in cui lo chiamo. Cosa faccio? L'ho chiamati, loro mi dicono ok, risolveremo un problema, ti faremo sapere, ti manderemo una mail e la cosa va avanti così. Da lì io ho delegato questo problema, il problema era sistemare il problema legato all'embed nel sito. Allora è stato delegato al call center di Spreaker e va nella lista in attesa. Quindi il percorso è questo. Approfitto di questo aspetto qua perché questa cosa qua dell'embed, cioè il fatto di aver sistemato l'embed del sito, è in un certo senso un progetto. E quindi andiamo nella parte dei progetti. So che sto passando di palo in frasca, però siccome il sistema è tutto collegato tra loro, facendo l'esempio mi è venuto in mente. Quindi che cos'è il progetto? Il progetto, la cartella progetti, che è quella cartellina. Quindi aspetta, stiamo tornando molletta sopra alla cartella progetti? Sì. Quindi le prossime attività lo finiamo dopo, giusto? Sì, perché è proprio l'ultimo aspetto quello, che è quello che proprio ci entra in mano giorno per giorno. Perfetto. La cartella progetti mi permette di capire a che punto sono di un progetto che è articolato in più fasi. Quindi chiamare il call center di Spreaker non è un'azione in sé singola, ma è legata alla risoluzione di un problema che tu hai in relazione a un servizio. Quindi il progetto lo puoi chiamare come vuoi, lo puoi chiamare Pippo, Paperino, lo puoi chiamare Spreaker Problem. Quindi lo metti là e lo chiami progetto soluzione problema Spreaker. Attività, prima cosa da fare è chiamare il call center. Quella cosa di chiamare il call center è un'attività che hai fatto. Qual è l'attività dopo? È aspettare la soluzione del call center, che va nella lista in attesa. Quindi la lista progetti è una lista quasi specchio che mi fa capire a che punto sono con i miei progetti e mi dà un appoggio per farmi capire appunto a che punto sono, se sono a buon punto, se sono fermo, e mi fa capire quali sono le prossime azioni, tra l'altro. Certo. Le prossime azioni che potrebbero tranquillamente essere in attesa, in agenda, nelle prossime attività e via così. Anche in prima o poi forse il progetto potrebbe avere un qualcosa che viene definito, vediamo se lo trovo perché l'avevo, ecco qua,
Il progetto è un traguardo, questo è proprio dal libro, un traguardo la cui realizzazione richiede più di un'azione e che si fa entro un anno. Quindi nel progetto ci vanno le cose entro un anno. Cambiare le lampadine di casa e dall'incandescenza mettere le lampadine a LED. È un progetto. Organizzare la pizza con gli amici. È un progetto. Cambiare fisicamente il filtro della lavastoviglie o dell'aspirapolvere. È un progetto. Cioè, capite quanti progetti? Sono tutti progetti. Gli unici che non sono progetti sono azioni singole, che sono veramente poche alla fin fine. Che sono veramente poche. Allora, il primo pensiero io specifico fatto, una cosa, Jacopo, dimmi. Visto che tu che all'inizio dicevamo, in realtà questo metodo si può semplificare, per esempio questa è una parte che io semplifico, premesso che come abbiamo detto io non uso il metodo, però alla fine mi sono reso conto che praticamente faccio esattamente quello che dice il diagramma. In realtà io qua o inserisco, se il progetto è piccolo, tipo cambiare le lampadine richiede 3-4 passaggi, allora lo inserisco già come cambiare le lampadine, tanto nella mia testa ho in mente i passaggi, oppure vado a inserire direttamente il primo passo se il progetto è più articolato. Quindi salto un pochino questa parte, non sto consigliando di saltarla, però dico, vedi come si può a volte anche applicare al proprio stile di vita le proprie cose. Quindi se lo troviamo sovradimensionato non è necessario farlo tutto. Anche perché ribadiamo sempre che il progetto potrebbe benissimo essere, se pensiamo al target a cui è stato studiata la GTD, potrebbe essere il grand manager, e quindi il progetto può essere lanciare la Coca-Cola al gusto albicocca nel sud Europa. Quindi capite che allora quello magari è un progetto coinvolge che anche più persone, non più soltanto persone, me, no? Esatto. Team, e allora diversi. Cosa c'è? C'è la cartella progetti in cui c'è le attività da fare con i vari team e tutto, allora là ci potrebbero essere i Gantt, ma allora lì entriamo su un altro mondo, e la cartella progetti, quindi sotto progetti c'è scritto pianificazione e sotto c'è la cartella progetti che è tutto il materiale di supporto a quel progetto. Quindi io ho questa cartellina ad esempio dove ci sono tutte le foglie che io scrivo e abbozzo le idee per le prossime puntate del podcast. Quella è la cartellina dedicata a quel progetto, quindi c'è il progetto podcast dove io mi metto le azioni, cioè intervista a Tizia, oppure puntata dedicata a questa cosa qua, documentarsi, preparare queste cose qua, è un progetto. La cartella progetti è la cartella di supporto dove ci sono alcuni elementi che posso aver iniziato a sviluppare e so che quando devo dedicarmi a quella cosa prendo la mia cartellina, la apro e ho tutto quanto lì, non è foglio di qua, una cosa di là che dopo non trovo niente. Quindi il progetto, io ho fatto un po' fatica a capirla e la sto un po' magari anche un po' semplificando. Dobbiamo sempre pensare a progetti anche molto articolati, quindi è ovvio che uno dice vabbè, ma se devo avvitare le lampadine di casa, vabbè che è un progetto, ma mi sembra assurdo, perdo più tempo a dovermelo segnare che altro. È vero, come hai detto te, va bene semplificare. Pensiamo però a progetti anche molto articolati. Questo sistema è buono perché è a prova di bomba, cioè se abbiamo progetti molto complicati tiene botta, e se invece abbiamo progetti semplici è un po' dispersivo perché abbiamo tanti giretti da fare. Allora in quel caso ci sta fargli la dieta dimagrante. Comunque guarda che ho detto una stupidaggine, Jacopo, perché in realtà io uso i progetti perché mi viene in mente che io per ogni cliente, per ogni cosa che faccio con un cliente, ho proprio una lista su Trello di quel cliente con quel progetto, per cui esatto. In realtà di fatto uso la cartella progetti. È quello, ma vedi che alla fine tu lo stai facendo magari perché il libro l'avevi letto e qualcosa ti era interiorizzato, ma effettivamente è un sistema naturale, cioè è così che, cioè, se anche tu lo usi in maniera naturale, e mi sembra che tu comunque sia abbastanza organizzato, alla fin fine è un sistema che di per sé funziona. Dopo non bisogna renderlo troppo rigido, cioè diventare dei talebani del metodo, cioè è quello, devo fare assolutamente questo, devo passare con tutti i passaggi. No, guarda, il concetto è che lui che è al mio servizio e non io che sono al suo servizio. Chiarissimo, esattamente. Quindi abbiamo visto la cartella progetti in velocità, abbiamo visto la cartella in attesa, andiamo finalmente alle prossime attività. Prossime attività, quindi alla parte sotto scritta sul foglio prossime attività, proprio la parte più in basso, c'è scritto cartella prossime attività divise per contesto. E questa è la cosa, secondo me, più interessante di tutte. Ci sono delle azioni, adesso vediamo perché c'era una parte che l'aveva scritta. Vediamo perché era interessante come era messo. Eccoci qua, ok. Allora, ci sono delle azioni che possiamo fare in alcuni contesti e delle azioni che non possiamo fare in alcuni contesti. Semplicemente devo fare un lavoro con Photoshop, ok? Non posso farlo al parco usando il cellulare.
per quanto ci sia Photoshop, non ha la stessa funzione. Quindi ci sono delle cose che posso fare a casa davanti al computer fisso, ci sono delle cose che posso fare in qualsiasi posto, ci sono delle cose che devo fare assieme a qualche persona, ci sono cose che devo fare al telefono e via così. Quindi possiamo essere vincolati dal contesto perché abbiamo bisogno di alcuni strumenti o perché effettivamente dobbiamo svolgerli in quel luogo. Devo montare la libreria, non posso farlo al parco, devo montarla a casa mia. Quindi è un'azione che è focalizzata in quel determinato contesto. Se noi prendiamo le nostre attività e le dividiamo per contesto, quindi ci sono attività che sono localizzate in un ambito, in un contesto, perché hanno degli strumenti e delle cose, ma ci sono attività che invece non hanno questo obbligo, soprattutto col telefono tante attività si sono liberate. Chiamare questa persona, sì, mi basta avere un foglio di carta magari per segnarmi qualcosa, ma non mi serve, magari una telefonata semplice, chiamo il dentista per fissare questo benedetto appuntamento, lo posso fare in qualsiasi momento. Quindi posso crearmi un contesto, posso crearmi una, come dire, una sottocategoria, qui mi dice attività che posso fare più o meno quando voglio. Quindi io, vediamo, io mi sono scritto commissioni da fare in giro, ad esempio. Questa è una macro categoria. Le categorie uno si può fare quello che vuole. Commissioni in giro, quindi io so che quando vado in giro, vivendo a Venezia non giro sempre in macchina, la volta che sono in macchina e un po' di tempo libero dico vediamo che cosa ho di commissioni in giro. Ah sì, dovevo comprare questa cosa che non è urgente, ma già che sono in macchina allungo di 5 minuti e la prendo e la faccio. Mi semplifico la vita. Oppure cose da comprare in ferramenta quando ci vado. Quindi non è una cosa urgente. Quando sono in ferramenta, guardo, ferramenta. Ah sì, ecco, già che ci sono, compro questa cosa che un mese fa mi ero accorto che mancava. Non è urgente, ma mi mancava il cacciavitino piccolino per evitare le viti degli occhiali. Guarda, non ancora una volta ti devo raccontare anche questa, Jacopo, perché a questo punto mi fa venire in mente che uso la GTD anche con mia moglie, nel senso che noi abbiamo su Wunderlist una to-do list condivisa che si chiama lista della spesa, ed entrambi quando ci rendiamo conto che ci manca qualcosa in casa lo inseriamo in quella lista, ovviamente dimenticandoci sempre le cose più fondamentali, ma quello è un'altra cosa. La inseriamo lì dentro ed entrambi sappiamo che il primo che si trova al supermercato ha già la lista pronta delle cose da comprare, per cui legata al contesto e condivisa. Quindi chiunque butta dentro e chiunque si trova al supermercato sa che quelle sono le robe che servono. Guarda, uguale pari pari con un'app che io la uso, è proprio nata apposta per fare le spese, si chiama Bring, e ha questa bella cosa che ha l'iconcina con i prodotti. Bello. Quindi è condivisa, quindi all'altra persona viene fuori la notifica, si può addirittura mandare una notifica per dire attenzione, sto per fare la spesa, quindi se ci sono cose da aggiungere fallo ora o mai più. E ha questa cosa bella che ha l'icona, quindi è molto semplice, uno scrive tipo inizia a scrivere banane, ban, e viene subito fuori l'icona della banana, quindi preme e ci sono già, è molto visuale, poi ti mostra quelle che hai fatto più spesso, perché poi alla fine le cose che compri sono più o meno quelle, e ed è utilissima. Infatti oggi me le installo, scriviamo le cose, provala. Bring è fatta apposta, hai un'app singola, funziona con, mandi un link con semplicemente l'invito, che può essere via WhatsApp o via Telegram, non ha importanza, lo copi e lo incolli, la mandi. Io ce l'ho su iOS, ma sono sicuro, anzi no, sono sicuro, la mia ragazza ha Android, quindi funziona su entrambi ed è identica, bellissima. Ti dico che l'ho appena in diretta messa nella mia inbox. Ecco, benissimo, quindi provala perché io mi trovo benissimo, veloce, semplice e immediata. Ok, poi ad esempio commissioni in giro, oppure ad esempio potrebbe esserci una categoria dicendo anche chiedere, io l'ho creata così e dopo non è che deve essere fatta come dico io, chiedere riguardo, vedersi con, telefonare a, io l'ho messa tutte quante insieme, che vuol dire praticamente cose in relazione a qualche altra persona, quindi chiedere questa informazione a Valentina riguardo a una determinata attività, telefonare al dentista, cioè tante cose legate all'utilizzo del telefono che posso magari fare in qualsiasi momento. Oppure altra categoria molto interessante che viene specificata da David Allen è le categorie di quando ho poca energia, cioè cretinate da fare quando hai poca energia, tipo sistemare la scrivania, non è che serva una scienza, lo posso fare anche quando sono stanco, oppure dare un occhio a quel video divertente che mi ha mandato quel mio amico, guardarmi una puntata di Love, Dead, Robot che durano 8 minuti, me la guardo, cioè che non sono neanche, non ha neanche senso andare a metterle effettivamente perché sono più divertimenti, però ad esempio io mi sono scritto su, io l'ho chiamato Low Energy, ad esempio
creare gli sticker per Telegram personali, che era, tra l'altro avevi fatto una puntata dedicata e mi sono preso appunti, e quindi guardarsi e fare, vedere un attimo come andare a prepararli per decidere quali sticker fare. È una cosa divertente che avevo voglia di fare, ma non è una cosa importante e rilevante, la metto su quando ho poca energia, che non ho tanta voglia di fare altro, e magari metto questa cosa qua. Molto interessante questo accenno sulla carica energetica, perché effettivamente a volte a me capita di essere stanco, come credo che capiti a tutti, e mi ritrovo sulla mia to-do list con cose mastodontiche che dico non ce la farò mai a farle, e averne una di riserva per quei momenti è utile. Quindi anche questo può essere utile, e via così. Dopo da lì possiamo fare quindi delle divisioni sia legate alla categoria, perché io all'inizio l'avevo fatta dividendo, seguendo un po' il libro, dividendo per contesto, quindi al computer, a casa, al portatile, se c'era una differenza, oppure in giro. Però vedevo che facevo fatica perché non riuscivo a interagire, perché dentro al computer ci potevano essere attività anche molto diverse tra loro. Poteva esserci il sistemare il sito, come il fare una nuova puntata, come il sistemare i preferiti, che era troppo vario. E quindi, volendo, si può fare una sottocategoria dentro sempre le prossime azioni, scrivendo tipo podcast. Allora ho visto che preferisco fare così, faccio podcast e dentro magari dico telefonare a, e magari tutte le telefonate le metto telefonare A, telefonare A, telefonare A, cioè così sono già un po' in ordine, e poi sotto metto, non so, preparare la nuova puntata, capire chi riintervistare, quindi, e le ho divise per tipologia, quindi so che quello è legato al podcast, quello sotto invece è legato a, non lo so, a corsi che posso andare a comprare o vedere se possono essere interessanti, via così. Quindi le divisioni sono libere, non limitatevi, quindi possono essere legate al contesto, è già lo spunto di dire consideratele di fronte al contesto, perché magari mentre sono in attesa di qualcosa posso fare un'altra cosa. Quindi questo è molto interessante, e continuo a fare cose utili, cioè continuo a fare qualcosa che possa tornarmi utile. Mi voglio documentare su un libro, voglio leggermi un libro, che magari è un saggio, che possono essere dei consigli, delle dritte, me lo metto sul telefono quando sono in coda, so che dico tipo in coda, posso anche scrivermi la categoria in coda, e in coda posso mettermi leggere, finire il libro Tizio Caio, oppure telefonare a per prendere un appuntamento. Quindi ci possono essere tante categorie, ovviamente in base alla vostra esigenza. L'importante è essere flessibili e pensare alle proprie esigenze e anche cambiarle. Ovviamente se vedo che una cosa non va bene, prendo, la cambio, la risistemo. È un sistema, questo bisogna essere un po' creativi, al nostro servizio, un sistema al nostro servizio. Quindi questo cambia molto. Ovviamente, ultima cosa, che è un po' il modello, perché oltre a spiegare la procedura, lui dà dei modelli per gestirsi anche se stessi in base alle proprie energie e alle, come dire, alla definizione anche del lavoro che va fatto, e su questi non andiamo a entrare nel merito perché sennò diventa troppo complicato e andiamo anche un po' fuori tema del funzionamento del sistema. Quindi la differenza può essere data dal tempo, quindi è un'attività che mi richiede anche 5 minuti o che mi richiede 20 minuti, anche questo può cambiare tanto, quindi potremmo fare anche una divisione relativa a attività che si possono smarcare velocemente, attività che richiedono più di 20 minuti, più di mezz'ora, più di 3 ore, quindi anche questo è molto importante, e all'energia residua, che l'abbiamo già detto. Ovviamente anche legata alla priorità, cioè attività urgentissime, le cose più urgenti di tutte le magari metto in alto, in rosso, perché sono quelle che vanno fatte subito a prescindere, cioè la bolletta scade oggi, va pagata oggi, ad esempio. Ok, quindi è abbastanza chiaro, prossime attività, è quello che poi guardiamo sempre e lo vediamo ordinato per un ordine che abbiamo deciso noi alla fin fine. Decidiamo noi le categorie che creiamo, quelle che ci sono più comode. Esatto, e abbiamo al supporto di queste prossime attività la cartella progetti, però quella che noi vedremo più spesso sarà l'agenda, che tanto è una cosa che vediamo una scorsa veloce, vediamo se abbiamo cose in agenda quel giorno o domani o in settimana, e la cosa che vedremo in maniera compulsiva è il prossime attività, cioè guardare in maniera ciclica, vedere quali sono le prossime attività. Diciamo che, giusto per dare un esempio, io per esempio sul mio Trello ho come prima lista la inbox e come seconda lista le prossime attività. Esatto, perfetto. È chiaro che io devo continuamente scaricare la inbox, quindi posso decidere un giorno della settimana, poi dipende sempre da
che flusso di attività ho, perché se ne ho valanghe che aumentano, devo farlo quasi ogni giorno. Se invece posso farlo ogni 2 giorni, ogni settimana, però io non andrei troppo in là, più di una settimana, perché sennò diventa tutto quanto troppo farraginoso. Quindi ogni tot devo prendere la inbox e riverificare le cose, riportarle giù e rimetterle nelle prossime attività, nell'agenda, in attesa e via così. Quindi, ed è quello infatti dove io delle volte cado di più, è il continuo aggiornamento del sistema, perché si parte dal presupposto che io devo fidarmi di questo sistema, non devono esserci cose fuori da questo sistema, se no non serve a niente, perché se io nel frattempo mi segno le cose su dei foglietti quando lavoro a casa, allora non serve a niente se quelle cose poi non le butto dentro il sistema, perché allora io allora ho i foglietti fuori e il sistema è carente, e allora non mi fido del sistema, non lo controllo e non serve, tutto sto lavoro non serve a niente. Ti posso dire, io per anche la mia semplicità, delle volte che sono a casa tutto il giorno, che lavoro da casa, senza andare a fare tutti i giretti che vi ho mostrato, che servono a dare proprio la forma mentis, io mi prendo un bellissimo blocco note, fogli riciclati con la bella mollettona sopra, e mi segno le cose da fare per lavoro, tipo inviare l'offerta a questo cliente, preparare le slide della formazione, e mi do anche delle scadenze, tipo 2 ore faccio questa cosa qua, 1 ora faccio questa cosa qua, poi vedo dopo un'ora, magari metto un timer, dopo un'ora vedo quanto ho fatto e mi gestisco e dico ok, aspetta, le slide le posso continuare questo pomeriggio, e mi do una scadenza da fare entro quella giornata, non so, 3 offerte, 10 slide, e essere arrivato fino a quel punto. In questo caso ho bypassato la GTD perché ho usato un blocco, però in questo caso io comunque sono produttivo, cioè l'importante è essere produttivi e fare le cose, non star là a incartarsi con i sistemi. Io lo vedo molto buono soprattutto per attività, cioè se devo andare a decidere, ho una giornata, sono seduto in scrivania, devo fare quelle attività relative al lavoro, perché tante volte lavoro da casa, iniziare a passare per la GTD per ogni cosa che devo fare, cioè un collega mi manda una mail, preparo un'offerta per questa cosa, non vado a mettere nella inbox che cos'è, è fattibile, non è fattibile, lo faccio in meno di 2 minuti, lo posso delegare, cioè lo so che lo devo fare, me lo segno su un pezzo di carta e quella diventa una mia, diciamo, sorta di prolungamento delle prossime attività che sono subito nella tabella di marcia da fare. Quindi anche là gran adattamento sulla base delle proprie esigenze e soprattutto sulla base del fatto che noi dobbiamo portare a termine le attività, quindi noi dobbiamo controllare le nostre azioni soprattutto, non controllare il sistema di gestione delle attività, non la to-do list, noi controlliamo le azioni che facciamo. Quindi, guarda, io devo dirti, Jacopo, che io oggi lavoro per conto mio e su tanti progetti, cioè io sono una di quelle persone che fanno tanti lavori, alcuni dei quali anche un po' diversi uno dall'altro, e devo dirti che oggi io, senza un sistema di gestione di ciò che devo fare dei miei progetti, che non è il GTD, che è una roba totalmente che ho tra virgolette inventato io, ma poi abbiamo visto adesso che non ho inventato nulla, per cui una roba che bene o male ho pescato di qua e di là, io senza sta roba qua non sarei in grado di lavorare. Quindi personalmente non solo lo uso, ma non è per niente forzato il mio usarlo, cioè non è che è una roba che mi dico lo devo usare perché mi serve, è una roba senza la quale io non sarei in grado di lavorare. Cioè se oggi tu mi chiudi Trello, che è perché io uso Trello, potrei usare un'altra roba, ok, ma se tu mi chiudi, guarda, quella per me roba la lì che sto usando, con OneNote, io oggi mi trovo perso, cioè io oggi mi guardo intorno, mi siedo sulla scrivania e dico oh porco cane, che cacchio faccio adesso? Sì. Per cui, guarda, uguale per me con OneNote, io ho tutto scritto là, delle volte, cioè, ho tante tracce anche per, sempre per il discorso della cartella di pianificazione, della cartella dei progetti, io lì ho tantissime tracce del Gabbiano della Tartaruga, che è quel podcast in cui metto delle riflessioni, sto guidando, mi segno una nota vocale, faccio partire la nota vocale e sproloquio così a caso, questa cosa qua perché potrebbe essere legata a quella, poi quando arrivo a casa la butto giù meglio, ma è sempre solo una traccia e ne avrò una trentina. Se quello di colpo sparisce, io veramente non so più cosa fare, perché ad oggi non so neanche cosa è scritto lì, perché le ho scritte lì, quindi non ho motivo. Come diceva Sean Connery, che è l'esempio più bello relativo a legato alla produttività, se qualcuno ha visto, spero di sì, l'ultima crociata di Indiana Jones, no? Dove sì? C'è Harrison Ford e Sean Connery, quando gli rubano il libretto dove c'erano i dati relativi a dov'era il Santo Graal,
E Harrison Ford, cioè Indiana Jones, dice a lui: ma non ti ricordi dove l'hai anche scritto nel libretto? Perché non te lo ricordi? L'hai pure scritto? E l'altro fa: l'ho scritto proprio perché così non devo ricordarmelo. Giusto. E quindi c'è questa scena che a me è sempre colpito, perché è esattamente così. Se tu lo scrivi non hai motivo di ricordartelo, è quello l'importante. Non è, ecco, che io devo fammi sottolineare due cose a proposito di quello che dici. La prima è che magari alcuni adesso stanno dicendo: sì, vabbè, però tu affidi tutte queste cose alla tecnologia, la tecnologia ti potrebbe lasciare a piedi. Attenzione, perché oggi io sono consapevole che Trello potrebbe crollare da un momento all'altro, però realisticamente la probabilità che questo accade è così bassa che mi sento di correre il rischio, nel senso che difficilmente io rimarrò senza le mie cose su Trello. Certo, può succedere il giorno che rimango senza la corrente per una giornata, non è mai capitato, ma può succedere. In ogni caso sono dei disagi che mi sento di affrontare, perché comunque il beneficio che ne ho è estremamente maggiore. Esatto. La seconda cosa che voglio sottolineare è che questa roba qua, cioè non tanto il GTD, che è interessante ma non necessariamente va applicato alla lettera, lo abbiamo già detto, ma in generale avere un sistema di qualsiasi tipo per organizzare le proprie attività, io vi garantisco che funziona. C'è un sacco di gente che mi chiede a volte per messaggio, mi dice: ma come cacchio fai a fare così tanta roba? Il fatto è che uno dei modi per fare tanta roba è organizzarsi, quindi avere non perdere tempo nel gestire le cose che devi fare, ma farle. Per cui questo è una parziale risposta a questa domanda: come fai a fare tanta roba? La organizzi. Ti dirò che farò una cosa, metterò come backstage per i patrons proprio la mia bacheca Trello. L'avevo già fatto in passato, ma adesso lo rifarò sottolineando proprio le cose legate alla GTD. Per cui questa roba qua la voglio fare. Ok. Senti, guarda, allora, siamo arrivati un'ora e mezza, caro Jacopo. Avevamo detto prima di incominciare mezz'oretta, 20 minuti, mezz'oretta, ma io lo so che va sempre a finire così. Quindi dimmi se c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere a questo proposito. Ma guarda, l'ultimissima cosa, oltre alla revisione settimanale, David Allen raccomanda una revisione del quadro d'insieme, cioè di tutto, tutto il sistema, più o meno quando uno ne sente la necessità, perché come dicevo prima, il prima o poi forse non è che deve star là in eterno, il prima o poi forse può andare sui progetti e viceversa. Se vediamo che un progetto è incartato da tanto tempo, possiamo toglierlo dai progetti, perché ricordiamoci che l'ha fatto entro un anno, e possono andare sul prima o poi forse. Questo è un aspetto che, siccome non è una cosa che bisogna fare ciclicamente, ma ogni tanto bisogna ogni tanto dedicarsi del tempo, ci si prende una bella bibita fresca, ci si mette là e si guarda effettivamente come funziona il sistema, quali sono tutti quanti gli elementi. Però lo si fa una volta ogni 3 settimane, una volta ogni mese, una volta ogni 2 mesi, dipende ovviamente da quello che è. Questa è l'unica cosa, ed è la cosa più difficile, perché si è sempre presi dal fare, il fare, il fare, e delle volte si lascia da parte questo. Guarda, questo io devo dirti proprio che sono tornato dalle vacanze alcuni giorni fa, ma sono rimasto un po' in incognito, quindi in modalità ancora risparmio energetico, e la prima cosa in assoluto che ho fatto è stata proprio questa, perché mi sono approcciato al mio Trello, non avevo in mente di farlo, però quando l'ho aperto ho visto quel disordine che inevitabilmente si crea in sistemi di questo genere, che mi sono detto: cacchio, io qua voglio proprio ricominciare l'anno lavorativo con una bella riordinata. Allora mi sono preso una mattinata, ci ho messo, credimi, una mattinata completa. E sei stato veloce, ecco. Ti posso dire. E me lo sono fatto proprio dall'inizio fino alla fine. Devo dire che quando termini con le idee così tanto chiare su quello che devi fare, che ti senti un treno, che tu dici: mamma mia, adesso spacco il mondo, perché di partire. Esatto. Ho esattamente in mente quello che voglio fare. E questo è esatto, perché se non si sa cosa si vuole fare, si è bloccati. Questo è il fatto. Grandissimo. Senti Jacopo, secondo me ci siamo, preziosissimo, sì, questa puntatona. Sì. Questa è proprio una delle puntatone alla Ciraolo, di quelle super mega lunghe, super approfondite, che mi piacciono tantissimo. Quindi io ti ringrazio, ringrazio voi che avete ascoltato o guardato, in base a quello che avete fatto, questa puntata, questo episodio. Vi ricordo di venirmi a trovare su Telegram, @ Ciraolo. Vi ricordo di venire su officine.me/supporta se volete supportare questo progetto e beccarvi i benefit che ci sono in cambio. Chiedo a te, Jacopo, se vuoi un attimo approfondire dove ti veniamo a trovare, se ce lo vuoi dire un po' più nel dettaglio rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio. Allora, il sito principale del podcast principe che ho, che è 3 generazioni in cucina, è www.3gencucina.it. Il 3 è
in lettere. Poi oltre a quello mi trovate su Spreaker, quindi spreaker.com, giusto? Mi pare che sia com Spreaker, spreaker.com, cercate Jacopo Pellarin o direttamente Tre Generazioni in Cucina e da lì vedete che c'è anche un altro show che si chiama Il Gabbiano e la Tartaruga, che è uno show in cui faccio delle piccole riflessioni di massimo 10-12 minuti. Adesso sto facendo una miniserie sulla libertà. Ovviamente tutte cose un po' improvvisate, con esempi legati a film, legati alle canzoni, legati alla vita quotidiana, che sollevano più domande che risposte, però che possono essere interessanti magari tra una camminata e un giro in auto. Bello, dai, ti veniamo a trovare. Comunque poi sarà tutto nelle note dell'episodio. E allora grazie ancora a te Jacopo, mi raccomando, se avete qualsiasi dubbio, domanda, osservazione, considerazione, scrivete a me, scrivete a Jacopo, ci trovate entrambi su Telegram. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.